Buongiorno, bentornati a Omnibus in questo sabato 3 luglio, la vigilia di questa giornata che qualcuno definisce storica perché domani si decideranno anche le sorti dell'Unione Europea, un sì e un no. Ieri ad Atene si sono riempite le piazze per gli ultimi comizi, abbiamo visto Tsipras arringare la piazza dicendo che non bisogna cedere ai ricatti dell'Unione Europea. Oggi c'è il silenzio, domani si voterà a partire dalle 7 della mattina, orario di Atene, e domani sera ci sarà appunto lo spoglio, le urne chiuderanno alle 19, ci sarà anche uno speciale della 7 condotto dal direttore Enrico Mentana a partire dalle 17, proprio per seguire passo dopo passo quello che è diventato, insomma, un appuntamento cruciale a cui guarda tutto il mondo. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che ringrazio, a cui do il benvenuto. Arturo Scotto di Sell, buongiorno. Buongiorno. Ilaria Bonaccorsi di Left, Buongiorno. benvenuta. Simona Bonafè, parlamentare del Partito Democratico. Fabio Martini, Buongiorno. buongiorno, della Stampa. E tra poco avremo in collegamento anche Matteo Salvini da Milano. Volevo cominciare da te, Fabio, perché evidentemente in questi giorni abbiamo parlato molto, no? La Grecia, quanto ci costa, bisogna salvarla, non bisogna salvarla. Io volevo anche tornare alla vicenda interna nostra e al ruolo che ha avuto questo governo. Praticamente, sostanzialmente, ci sono forze che dicono Renzi è andato dalla Merkel e quindi sta decisamente con i falchi, mentre invece Renzi alla fine dice comunque per noi una vittoria del no sarebbe un problema anche all'interno dell'Italia perché darebbe la stura a tutta una massa di quelle che vengono chiamate forze anti-europee che potrebbero creare dei problemi anche da noi. Al di là dei problemi economici che a quanto pare vengono derubricati, no? Non è che ci sarebbe grande impatto rispetto sui nostri conti, almeno così si dice. Ma partiamo dai fatti. Qualche giorno fa il Ministero dell'Economia ha diffuso una nota per, come dire, incutere tranquillità, una nota, come dire, ansiolitica. Però leggendola bene si leggeva che l'impatto di un eventuale evolversi negativo della crisi greca non era quantificabile. Ebbene, dopodiché ci sono state le stime di Standard & Poor's, di nuovo il Ministero dell'Economia ha precisato. Sicuramente su questo aspetto possiamo dire che l'impatto è incommensurabile, non è quantificabile con certezza, al punto che il Ministero dell'Economia, chiamato a tranquillizzare gli italiani, non ha saputo fornire indicazioni precise. Restiamo sempre ai fatti sul governo italiano. A me sembra che il governo abbia assunto una posizione sostanzialmente, con le virgolette, agnostica, nel senso che a febbraio, pochi giorni dopo l'insediamento di Tsipras ad Atene, il primo ministro greco è venuto in Italia, ha incontrato Renzi a quattro occhi, un incontro informale a Palazzo Chigi, e in quell'occasione gli ha chiesto che l'Italia facesse parte del gruppo che trattava come dire, la soluzione ponte da allora, che era febbraio, a giugno. Renzi ha risposto negativamente. Quindi in qualche modo si è tirato indietro, ritenendo che la salvaguardia degli interessi nazionali e quelli probabilmente anche della sua leadership fossero in qualche modo salvaguardati meglio tenendosene fuori. Questa è la scommessa che ha fatto Renzi. Sicuramente dal punto di vista, come dire, del profilo internazionale, dell'impegno dell'Italia insieme a Francia e Germania. Questa è stata come dire, una scommessa che ne segnala un profilo non particolarmente significativo. Questo è probabile. E sicuramente, concludendo, l'Italia non è in grado di valutare ancora l'impatto, ha assunto un atteggiamento di distacco, vedremo a chi daranno ragione i fatti. Bonafè, proprio sulla luce di quanto anche diceva Martini, siccome Renzi dice sempre, cioè l'ha detto da sempre, bisogna cambiare questa Europa, bisogna essere più flessibili, l'austerità, il rigore, eccetera, non era il caso invece di intervenire in questa partita e dare anche un segnale agli altri paesi, come la Germania, ad esempio? Senta, noi ci lamentiamo sempre di un'Europa a trazione tedesca, di una Europa in cui a decidere sia sempre solo la Merkel, peraltro realtà che mi
mi sento anche di confutare in parte, cioè mi sento anche di criticare in parte. Per cui ci lamentiamo sempre di questo fatto e poi chiediamo a Renzi di assumere un ruolo diciamo di leadership nella questione greca. Io penso che Renzi abbia fatto molto bene invece a dire no, siccome l'Europa esiste, è l'Europa che tratta, e possiamo anche dire che l'Europa di fatto ha trattato, perché insomma abbiamo davanti a noi, abbiamo dietro di noi 6 mesi in cui si è cercato di fare di tutto per far portare a casa il risultato di una, diciamo, di un negoziato e quindi di una trattativa che appunto non ci ponesse nella condizione in cui poi alla fine siamo finiti. Per cui c'è stata la volontà da parte di tutti, da parte dell'Europa, da parte, devo dire, anche del governo Tsipras, perché ce lo ricordiamo, a un certo punto si disse buon passo avanti, forse siamo arrivati alla soluzione, forse evitiamo il crack e il default della Grecia. Poi purtroppo, anche lì bisogna dirlo, i greci hanno fatto saltare il tavolo, poi possiamo discutere, hanno fatto saltare la trattativa, poi possiamo discutere, hanno fatto bene, hanno fatto male, sia il referendum, no al referendum. Io ritengo che chiunque oggi abbia a cuore le sorti, me lo faccia dire, non solo della Grecia, anche della Grecia, ma chi abbia a cuore le sorti dell'Europa, oggi non può che dirsi preoccupato, perché siamo di fronte a una decisione, quella di indire un referendum, secondo me, irresponsabile, e che secondo me ad oggi non ci mette nelle condizioni di capire quello che succederà domani. No, questo è chiarissimo. Quello che succederà... questo è anche preoccupante, come dice lei, perché non c'è nessuno dubbio. Sa quale può essere lo scenario, per esempio, non c'è per dubbio. Quanto riguarda il no. Non c'è dubbio, anche perché la decisione che sono chiamati a prendere i cittadini greci domenica è una decisione se rimanere all'interno dell'euro o se tornare alla loro valuta nazionale, ma questo non risolve poi il problema di fondo, perché i soldi ai creditori in qualche modo, anche tornando alla dracma, bisognerà sì, che... Però non è proprio così, cioè non è che voglio... Cioè Tsipras non ha mai detto che vuole uscire dall'euro. Ho capito, ma le condizioni che si sono create sono queste. Cioè, dopodiché mi faccia dire, io le dico anche questo, perché poi oggi sono un europarlamentare e le voglio anche riportare quello che stiamo facendo in Europa rispetto a questa crisi. Le posso dire che abbiamo fatto tutto il possibile, non solo come forze socialiste democratiche, va detta la verità, insomma come forze presenti all'interno del Parlamento, per fare in modo che si riaprissero i negoziati anche quando la porta pareva chiusa per sempre. C'è stato uno spiraglio in questi giorni, purtroppo non è andato a buon fine nemmeno quello, e non solo, devo dire che il mio gruppo in particolare ha sempre chiesto che fosse esteso il programma di aiuti alla Grecia, cioè che non si lasciasse alla Grecia la canna del gas, come di fatto sta succedendo, sì, sì. Perché le vediamo, no? le code ad Atene, poi alle banche, la carenza di generi, anche addirittura alimentari, sì, quindi sì, la situazione sì, è veramente degenerata, è veramente molto grave, io glielo dico, sono francamente preoccupata, ritengo però che sia stato giusto tenere la trattativa a livello europeo e ritengo che da domani, la trattativa va comunque ripresa. La ripresa dopo il referendum. Non c'è dubbio. Arturo Scotto è uno dei parlamentari che andrà ad Atene, cioè ha un aereo questa sera, ed è un aereo in cui, cioè in quella piazza vi ritroverete una serie di forze, diciamo così, anti-europeiste, che il Partito Democratico mette un po' tutto insieme, no? Dice, vanno, ecco là che va l'aereo dei populisti. Lei, insomma, a Guerini ha risposto, insomma, molto seccamente, dicendo noi ci paghiamo il charter, andiamo lì e voi andate con l'aereo di Stato a baciare l'anello alla Merkel. Beh, questo fa parte della polemica che ovviamente spesso si accende nei momenti di tensione e anche laddove ci sono delle definizioni che dire incongruenti è poco. Voi non volete essere accomunati a Grillo e a Salvini? No, per me, per la mia generazione, per come sono cresciuto... Sinistra ed Europa sono sinonimi, non ci può essere un'Europa senza una sinistra che si pone il tema di redistribuire e non può esserci una sinistra senza un contesto più grande che non sia nazionale e che non sia quella delle piccole patrie. Io non ho nulla a che vedere con la Lega e con Grillo e non so neanche perché debba, diciamo, sottolinearle. Vorrei tuttavia dire una cosa molto semplice. L'occasione del referendum greco è tutt'altro che un atto irresponsabile. È il tentativo di riconciliare un dibattito che ha travalicato i confini nazionali, ha prodotto una divisione anche all'interno di quella società e delle società europee dentro una dimensione democratica. Perché dobbiamo avere paura del voto? Perché dobbiamo avere paura della consultazione delle persone, delle donne e degli uomini che nel corso degli ultimi 5 anni hanno vissuto una cura da cavallo
grazie alle scelte di un'Europa cinica e irresponsabile che ha determinato una società sempre più debole, sempre più fragile. Non è che oggi quelle file ai bancomat o, come dice giustamente l'onorevole Bonafè, l'assenza di medicinali e di generi alimentari nasce esclusivamente da una scelta di oggi. Se andiamo a vedere i dati di una rivista come Lancet, vediamo che il 43% dei bambini della Grecia hanno vissuto un aumento delle malattie, della denutrizione e persino della mortalità. Lì c'è stata una guerra. Però quello che voglio chiedere, è tutta colpa dell'Europa o c'è anche una colpa dei governi che si sono succeduti in Grecia? Perché forse... Francamente Alexis Tsipras credo che sia arrivato al governo 4 mesi fa. Sì, certo. Era all'opposizione ed è stato quello che ha guidato la rivolta contro i governi che oggi sono schierati tutti sul sì. Sono schierati quelli del PASOK, sono schierati quelli... Sì. Della nuova democrazia, sono gli stessi che hanno prodotto il disastro del debito pubblico e di una spesa pubblica fuori controllo. Aggiungo e chiudo. No, le voglio dire solo questo, perché sul quotidiano di Martini, sulla stampa, c'è un'analisi del corrispondente a Bruxelles che dice: la cronaca di un fallimento. Syriza ha distrutto la ripresa, l'Unione Europea prevedeva in Grecia un incremento del PIL del 2,5%, è cambiato il governo e l'economia è finita nel baratro. Cioè, sostanzialmente non c'è stato il cambiaverso, come si direbbe qua in Italia. A me fa sorridere la ripresa della Grecia, così come mi fa sorridere la ripresa della Spagna. Beh, però la ripresa c'era una piccola ripresa in Grecia. Ma che ripresa quando hai il 25% del prodotto interno lordo che è bruciato e la disoccupazione che cresce? Dove sta la ripresa? È una ripresa senza lavoro e senza società. Sono artifici contabili che purtroppo non hanno nessuna... collegamento con la vita delle persone. Ma vogliamo interrogarci su questo oppure dobbiamo fare tutti gli economisti senza, diciamo, tenere conto delle società, delle loro fratture, dei loro drammi, della loro condizione insostenibile? Questa è la storia della Grecia, ma è anche la storia dell'Italia. Attenzione, perché vedo da questo punto di vista un'enorme sottovalutazione, come se muore la Grecia si salva qualcuno, i prossimi siamo noi. In effetti, voglio dire, oramai la cosa è abbastanza svelata, sono contenta perché noi sono mesi che scriviamo che la partita non è economica ma politica, cioè si vuole dilapidare un capitale politico. In fondo il governo Tsipras è l'unico che ha detto no. Dopo tanti, perché nel 12 Sen già aveva detto che era un errore, che c'era una confusione intellettuale tra austerity e riforme. Cioè, è l'unico governo in Europa che ha detto no alle politiche di austerity e probabilmente il match oramai, ha ragione la Bonafè, era quasi ridicolo, era per 500 milioni, mi sembra si differissero le due offerte, per cui in realtà... Il referendum, assolutamente non irresponsabile, è stata una risposta politica estrema, siamo d'accordo, ad un non movimento politico che voleva schiacciare un governo, e cioè l'unico che ha detto no, e forse il valore del no all'ennesimo accordicchio, perché non va mai dimenticato che Varoufakis e Tsipras hanno rifiutato l'ennesimo prestito nel nome di una soluzione che doveva essere definitiva, che doveva avere un'altra logica. Un prolungamento, insomma, ma assolutamente, del per cui lì c'è stata una volontà di schiacciare, di umiliare un no che aveva da un valore di dell'Unione Europea, della Germania che ma il dramma è questa Europa, perché mi fa piacere, io vorrei sapere come è andata a finire quella trattativa di cui lei parlava, cosa fanno i socialisti, perché sembrano schiacciati completamente dalle politiche dei popolari. A me fa piacere perché io non la vedo in Europa, io vedo la trazione tedesca, cioè io vedo il ruolo di Juncker, ma tutto il resto non arriva, cioè io non lo vedo, per cui mi fa molto piacere, vorrei sapere dove vanno a finire le famose trattative. E dire poi che Renzi ha avuto una posizione agnostica è veramente un errore, perché un premier che si permette di dire che Tsipras è un furbetto o il più furbo, che noi non abbiamo tagliato le pensioni non per darle ai greci, darle è veramente greci, sì. Ingannare le persone, perché non c'è nessun legame, lo sapete benissimo. Sì, se posso, anche a Fabio. Sì, se posso permettermi. Allora, a mio parere dobbiamo anche un po' però dividere i piani. Allora, io sono d'accordo, la Grecia sta vivendo una situazione di grandissima difficoltà. Lo vediamo dalle immagini, ce lo raccontano i giornali.
Questo è un dato che sta lì, che lo vediamo tutti. Non ci dobbiamo però dimenticare chi ha le responsabilità rispetto alla situazione in cui versa la Grecia. Anni perché, di democrazia. No, non c'è dubbio, io non sto dicendo che Tsipras, è ridicolo. Fermi, non sto dicendo che sono quelli Tsipras, per il sì. Fermi, non sto dicendo che li ha Tsipras. Sto dicendo che Tsipras è stato democraticamente eletto e che forse come governo democraticamente eletto sulla base di un programma elettorale avrebbe dovuto portare avanti il suo programma elettorale senza ricorrere alla democrazia. Ma se infatti nel programma di Salonicco è scritto allora, che qualora ci fosse stato un altro memorandum l'avrebbero sottoposto al referendum. Infatti, capisco che c'è una difficoltà a rispettare i programmi elettorali quando non va più di moda governare con il programma così eletto, soprattutto in Italia. Io ritengo, sto anch'io a vedere cosa uscirà dalle urne, sono rispettosissima del risultato che i cittadini greci prenderanno, questo è il dato di partenza. Però dicevo, da una parte appunto la situazione che stanno vivendo i greci e che mi preoccupa, da cittadina europea mi preoccupa. Dall'altra le responsabilità. Allora, io non sto dicendo che le abbia Tsipras le responsabilità, sto però dicendo che dobbiamo guardare anche quella realtà lì, che è una realtà in cui l'Europa matrigna ci ha versato 350 miliardi in questi alle anni. Lei lo sa che l'80% sono i soldi dei cittadini italiani, perché anche noi li abbiamo messo 35 miliardi in Grecia. Ma sono state date alle banche tedesche e francesi. Allora, io ti presto dei soldi, l'80% sono andati a coprire dei crediti con delle banche. Se hai bisogno ti dico, te li rendo in 20 anni, te li rendo in 50 anni. Ci sono stati due haircut, hanno tagliato per due volte. Se gruppi di premi Nobel, da Stiglitz, a Fitoussia, a Talì, dicono che posso permettermi di finire il ragionamento. Dicevo appunto, ci sono delle responsabilità. Allora, io, tra l'altro, grande stima per il collega Scotto, che so essere un grande pacifista. Allora, mi spieghi perché la Grecia ha una delle spese militari più alte d'Europa e perché non possono cominciare a tagliare lì, per esempio? Ma veramente? Mi spieghi come andiamo a spiegare all'operaio di Melfi, perché questa è la verità, all'operaio di Melfi, che in Grecia non vogliono aumentare l'aliquota degli albergatori delle isole, perché anche questo dobbiamo andargli a spiegare all'operaio di Melfi, visto che sono soldi che noi abbiamo prestato alla Grecia. Quindi ci sono delle responsabilità. Io penso che la Grecia possa ricontrattare assolutamente le condizioni, perché obiettivamente la canna del gas, io sono la prima a dire che se ti presto dei soldi hai bisogno, c'è un piano di rientro diverso, però debba mettersi anche nell'ottica di fare quelle riforme che stiamo facendo tutti. Aumentare l'età pensionabile, avere un sistema fiscale magari un po' più equo, perché essere di sinistra significa anche non permettere che i cittadini greci vadano in pensione veramente a 50 anni, perché l'età media è quella, dati del governo, quella è l'equità, quindi poi allora l'altra cosa su cui, che diceva sempre che diceva Renzi, ma non solo Renzi, insomma abbiamo visto nelle analisi questa cosa degli armatori che non pagano le tasse, questa è un'altra, per esempio un'altra. Infatti basta guardare le proposte della Grecia, tu stai in Europa, dovresti sapere quali sono. E allora vedi che ci sono delle questioni sulle quali possiamo lavorare. Guarda le proposte del governo greco e guarda le proposte dell'Europa. Ma lascia fare l'Europa, ci può lavorare su questo governo? Cioè può cominciare a dire agli armatori pagate le tasse? Le proposte del governo greco. Allora le faccio. Ma scusami, ma sei tu... E allora come mai è saltata la cosa? Simona, tu hai detto una cosa esatta, mi dispiace dirtelo, a metà. Quando dici a un certo punto Pittella pone il tema, l'Eurogruppo socialista pone il tema di riaprire la trattativa. Viene convocato un Eurogruppo, quell'Eurogruppo viene interrotto perché a un certo punto Angela Merkel e Schäuble dicono non si tratta. Si vede il referendum. Nelle controproposte c'era il taglio di 400 milioni di euro sulla spesa militare, c'era la questione dell'IVA, c'era la questione dell'età pensionabile. Quindi facciamo attenzione. Su questo terreno c'è una mistificazione politica e informativa inaccettabile che sta producendo che cosa? La semplificazione del referendum tra euro e dracma. Il referendum è tra Europa sociale e Europa asociale. Non è così. Quella che voi state sostenendo. Allora, dopo la pubblicità ci torniamo perché mi sembra un punto molto molto interessante. Vorrei portare un contributo. Visto che... Scotto Rabanofetto,
hanno appunto dibattuto sulla questione, Fabio, di quello che il governo Tsipras stava facendo e del fatto che questa rottura è stata strumentale. Tu pensi che davvero così, come ha detto Bersani, insomma, non dobbiamo spezzare le reni alla Grecia e che la Merkel lo voglia fare per dare un segnale? O voglia comunque cambiare un governo che per la prima volta dice no, basta, ci siamo stufati della vostra austerità? In realtà siamo tutti coinvolti in questa eterna ricerca di un capro espiatorio, no? Buoni e cattivi. Ci sono delle vicende, come non so, il conflitto arabo-palestinese, nel quale è sempre difficile, proprio per l'accumularsi di, come dire, di responsabilità, di colpe. È intuitivo, diciamo, per chi ci ascolta, che è difficile mettere sullo stesso piano le responsabilità di un gigante politico, finanziario, burocratico come l'Europa e un piccolo paese che comunque non riuscirà mai a fronteggiare un debito gigantesco come quello che è stato accumulato per effetto delle colpe di un'intera classe dirigente di destra e di sinistra in Grecia, una classe politica criminogena, nel senso che con un clientelismo smodato ha provocato questo. Ecco, ciò detto, forse inizierà, è il caso di cominciare a interrogarci anche sulla leadership di Tsipras, nel senso che nel 2012 è stato tagliato alla Grecia un 110 miliardi, un terzo circa del debito che la Grecia aveva. È vero quello che scrive questa mattina il collega Zatterin sulla stampa? All'inizio del 2015 la Grecia, per effetto dei tagli subiti sulla pelle dei greci, aveva una previsione di una crescita del 2,5%, ora dopo sei mesi di cura Tsipras siamo sull'orlo della bancarotta. Cioè, questi sono dati, sono fatti. È un dato di fatto che la Grecia, per effetto del passato, ha delle esenzioni fiscali per i profitti all'estero, per gli armatori, tali per cui gli armatori greci, che peraltro hanno un potere enorme, hanno il 16% del parco, questo è rimasto intatto. Il governo Tsipras è una strana coalizione che comprende la sinistra di Tsipras e una formazione nazionalista di questo Kamenos che difende gli interessi, diciamo, dell'esercito, quindi tagli della difesa, pur messi in uno dei tanti documenti, non è stato finora possibile. Vogliamo parlare della trattativa che Tsipras ha condotto in questi mesi? Ha avuto dei tratti levantini, nel senso che chi ha partecipato alla trattativa si è trovato di fronte a delle situazioni grottesche, appuntamenti dati non rispettati. Beh, insomma, non entriamo nei dettagli. Le pensioni, giustamente obiettava Scotto, diceva non è di 56 anni. 61,4, sì. La media 61. Europea è 60. Quella, dopo no, 40 ma, anni ma, di come, contributi. Ma dovete sapere, ma lo sapete, che c'è un discorso, diciamo, tra la, come dire, le medie effettive e quelle formali c'è una differenza. Quindi sostanzialmente in Grecia l'impiegato pubblico va in pensione intorno ai 57 anni. E questo per un paese normale non se lo può consentire. Quindi, ecco, concludendo, è stato un governo effettivamente di sinistra quello di Tsipras? Domanda, vedendo quella foto. Sì, ecco, questa foto che è diventata il simbolo, il pensionato. Alla fine, quando ci sono delle crisi così forti, come dire, le prime persone che ci vanno di mezzo sono è la povera gente. Allora, ora dirò una cosa che farà sobbalzare tutti, compresa la Bonafè, ma non è stata più di sinistra la riforma delle pensioni che è stata fatta in Italia, che ha messo il paese in sicurezza, pur con tutti gli errori incredibili che riguardano gli esodati, rispetto all'immobilismo del governo di estrema sinistra di Tsipras? Punto di domanda. Ma come si fa a dire nel pacchetto, nel primo memorandum 2010-2012,
La pensione massima di un greco è 800 euro, la minima è 450, poi esiste un assegno di 150 euro al mese, c'è un'unica pensione facilitata, diciamo così, o baby pensioni, che è alle donne di 58 anni che hanno un figlio minore. Ma di che parliamo? Sono già state tagliate il tagliabile. Come fa a dire che non è stato un governo di sinistra? Perché non risponde a quel pensionato. In Grecia dopo 5 anni di austerità ci sono 600.000 bambini che non hanno da mangiare. È aumentata del 40% la mortalità infantile, ci sono stati 10.000 suicidi, è una guerra. Ma voglio dire, ma come si fa a dire che Tsipras non ha detto no a quelli? Io quello che le voglio chiedere, cioè, la primo atto ci sono che fa Tsipras, gruppi di premi Nobel, dice, adesso gli armatori pagano le tasse. Cioè, noi ci ricordiamo Bertinotti, no? Anche ricchi ma piangano lo yacht. Ma l'ha appena detto Scotto, le controproposte erano quelle, c'è stato un no. Ma perché non sono state fatte? Non so come dire, a me fa piacere che la Bonafè si chiede perché non tagliano le spese militari, perché c'è di mezzo la ThyssenKrupp, e la ThyssenKrupp è tedesca. Allora, voglio dire, ma come? C'è addirittura è uscito il rapporto dell'FMI del 2010 che spiega perché non sono state tagliate le spese militari, sono state fatte degli errori. Adesso, secondo voi, Schäuble e la Merkel sono dei soggetti in piena sincerità che sono in grado di dire sino qui si è sbagliato in parte, cambiamo rotta, rivediamo la linea, questa confusione intellettuale tra politiche di austerity che hanno ferito e ridotto alla miseria un popolo intero, per arrivare un ministro delle finanze e un primo ministro a rifiutare l'ennesimo prestito, cioè l'ennesimo dopaggio di un sistema tutto sbagliato, secondo voi, nell'interesse di una soluzione finale in cui non è che la Grecia non voleva pagare il suo debito, voleva una ristrutturazione del debito, probabilmente più tempo. È un paese che comincia ad avere un avanzo primario, vuol dire che se non fosse strozzata da quel debito, se avesse più tempo, bisognava solo dare più tempo alla Grecia. Questo no ha una valenza politica, non si vuole far fuori la Grecia dall'Eurozona, si vuole far fuori il governo Tsipras, punto e basta, almeno diciamolo, non stiamo lì a solfeggiare che il governo Tsipras non è un governo di sinistra, ma cavolo, risponde a 600.000 bambini senza sufficienti alimenti per arrivare a vivere, questa è la risposta. Ora, partiamo da un principio semplicissimo, l'economia deve essere al servizio dell'umanità e non l'inverso, partiamo almeno da questo, va bene? Dopodiché, guarda, veramente discutiamo cosa facciamo in Europa. Che facciamo in Europa? Cosa fanno i socialisti in Europa? Cosa fa il Parlamento, che è l'unico legittimamente eletto? Cosa fa? Cioè, lei me lo deve raccontare. Ha voglia, glielo racconto subito. Certo. No, ma io, guardi, sottoscrivo il principio che l'economia debba essere al servizio dell'umanità. Assolutamente, lo sottoscrivo e torno a dirlo e a ripeterlo, ma sono assolutamente preoccupata di vedere le immagini della Grecia in quelle condizioni. Ma quelle immagini sono 5 anni di austerity. Io le dico anche questo. Allora, anche sull'austerity però, chiariamoci, perché non mi si faccia passare come quella che sostiene le politiche dell'austerity. Voglio sommessamente ricordare che il sostegno che ha dato il gruppo dei socialisti democratici al nuovo commissario Juncker, che non è notoriamente socialista e che non era notoriamente nemmeno un fautore delle politiche di investimento e di crescita, il gruppo dei socialisti l'ha dato proprio sulla base di una discontinuità di politica economica. Abbiamo già portato a casa dei risultati, perché oggi in Europa non si parla più solo d'austerity, si inizia a parlare anche di investimenti. Troppo pochi, sono la prima a dire che sono troppo pochi. Ma perché non vi siete messi al fianco della Grecia? Il piano Juncker, la domanda che anche io. Il piano Juncker oggi prevede 315 miliardi in tre anni, quando gli Stati Uniti, per uscire dalla crisi economica, ce ne hanno impiegati 800 in un anno. Per cui sono la prima a ritenere che il piano Juncker è un buon inizio, ma che debba andare nella direzione, cioè che debba essere ampliato. Non solo, dicevo, le politiche dell'austerity le stiamo iniziando a contrastare, c'è una comunicazione sulla flessibilità che dice che i paesi che fanno le riforme oggi possono ottenere dei margini di rientro dal deficit un po' più elastici rispetto a quelli che c'erano in passato. Questi sono i primi segnali. C'è ancora tanto da fare. Sono la prima a ritenere che ci sia ancora tantissimo da fare. Una però mi faccio anche dire un'altra cosa. Se lei fosse stata Renzi, si sarebbe messa a fianco della Grecia. Io però voglio dire anche un'altra cosa. Allora, a me quest'idea però che va bene sforare, va bene avere debiti pubblici esagerati, è un'idea che non mi convince. Cioè, io credo che comunque non possiamo far ricadere i costi di riforme, di politiche sbagliate sulle generazioni successive.
Questo per dire che secondo me bisogna tenere dentro gli investimenti a politiche di consolidamento di bilancio, perché il consolidamento di bilancio significa garantire alle future generazioni una parità e un'equità, certo, che secondo me è di sinistra. E le due cose insieme possono ma stare. Ma se i compiti per sono sbagliati... Torno a dirglielo. Allora, l'Europa ha fatto sicuramente tantissimi errori. Il primo errore che ha fatto l'Europa, sa qual è? È quello di non dare effettivamente più potere al Parlamento europeo. E sono la prima a dirlo. Glielo dicevo prima durante la pubblicità. Certo, si può dire. Certo, non è come un... no. Ne parlavamo prima. Sono la prima a ritenere che il Parlamento europeo, che è un organo democraticamente eletto, debba avere più potere, però anche in Italia, quando facciamo tutte queste discussioni su ci vuole più Europa, a me hanno anche un po' stancato, e sa perché? Ci vuole più Europa da parte di forze politiche, poi magari mettono capilista alle elezioni europee, che vengono votate e che non vanno al Parlamento europeo, perché ci sono anche questi partiti, quindi se vogliamo essere seri, è vero che la discussione deve essere quella. Quale Europa vogliamo? E io voglio un'Europa più democratica, dove il Parlamento eletto dai cittadini abbia più potere, dove l'economia sia al servizio della gente, dove la Grecia sia di denaro. Allora, le chiedo solo risposte, se però, sono d'accordo. E chiudo, poi le faccio... Le stesse politiche, più o meno, che sono state imposte alla Grecia, sono state, diciamo, consigliate anche ad altri stati, Irlanda e Portogallo. Oggi l'Irlanda cresce, il Portogallo sta crescendo altrettanto. E diciamo che non era molto diverso dal memorandum del 2011, esatto, che planò sul piano sulla scrivania di Berlusconi. Quindi questo che cosa vuol dire? Che forse in Grecia ci sono anche altri problemi. Allora ragioniamo degli altri problemi. Cioè siamo tutti d'accordo che in Grecia ci vuole una bella riforma della pubblica amministrazione? Siamo tutti d'accordo che in Grecia ci vuole una bella riforma della politica fiscale, che c'è un'evasione esagerata, che devono mettere mano alle tasse sugli... Cioè siamo d'accordo che anche in Grecia ci vogliono delle riforme che lamentano al pari degli altri stati europei? Perché se questo è il punto di caduta, poi possiamo ragionare di tutto. Beh, credo che Scott ci abbia detto che le proposte della Grecia andavano proprio in questa direzione. Io ovviamente sono d'accordo quando si dice l'Europa deve essere più democratica, il Parlamento europeo deve acquisire una centralità maggiore. Mi dispiace che l'Italia non abbia contrapposto al documento dei quattro presidenti, che mette al centro una tempistica differita rispetto alle cose che dice Bonafè, un'azione molto più energica verso una svolta federalista e democratica. Tuttavia io contesto un punto proprio di principio. Io penso che sbagli l'onorevole Bonafè quando dice crescita e consolidamento del debito vanno di pari passo. Questo sarebbe vero nel favoloso mondo di Amélie. Nel drammatico mondo dell'austerity, dopo 5 anni di tagli esagerati, non solo alla Grecia, ma parliamo dell'Italia, parliamo del Portogallo, parliamo della Spagna, il debito pubblico è esploso in maniera incredibile in Grecia dal 109 al 106. Perché non sono cresciuti e non crescono se non fai le riforme. Perché le cure da cavallo senza la crescita e gli investimenti non servono a nulla. È quello che è accaduto in Italia e quello che è accaduto in Grecia. Per cui è inutile che andiamo lì come i maestrini a dire a Tsipras fai le riforme nel momento in cui tu non hai avuto una politica di investimenti, una politica di crescita. Come le fa le riforme nel momento in cui esplode il debito pubblico al 170%? E come le fa Matteo Renzi? Siamo d'accordo che c'ha qualche problemino la Grecia. Nel momento in cui dovrà tagliare ulteriormente sulla spesa pubblica, dovrà aumentare probabilmente l'IVA, come le fa? Il tema è cambiare il paradigma europeo. Esatto. O c'è il coraggio di farlo, e lo deve avere il governo italiano insieme ad altri governi, oppure stiamo parlando di chiacchiere. E quali potrebbero e essere sono gli stanco altri... di sentire la retorica sull'europeismo nel momento in cui quella retorica è il carburante principale per i populismi e per quelli come Salvini o come Grillo che vogliono l'uscita dall'euro. Perché poi quello è il problema, Cioè l'errore secondo me della previsione sta nel fatto che se vince il no si torna a un tavolo. L'ha sempre detto Tsipras, in piena onestà, il no mi permette di tornare a un tavolo e di rivedere il paradigma.
Il sì, probabilmente, è evidente, lo hanno già detto, si dimettono entrambi, vuol dire un cambio, quindi o un governo al solito di unità nazionale che riprende le politiche di prima, quella del pensionato, oppure si va ad elezioni. Cioè, quelle sono le politiche... No, oppure si torna alle elezioni, esatto. E chi vince ha ragione lui, vincono le forze antieuropeiste alla Salvini, quindi voglio dire, anche tutta questa retorica del sì, il sì della salvezza e dell'Europa, e il no contro l'Europa, anche quella gravissima espressione, cioè dire che è un derby tra euro e dracma, vuol dire falsare, decidere di falsare tutto il dibattito. Non è così, non è un derby tra euro e dracma, non è così, lo sapete benissimo. Al limite è una partita tra austerity e no, e un no preciso all'austerity. È questa la reale partita. Torniamo qua da dove siamo partiti un pochino, perché volevo analizzare questa questione. Diceva Ilaria, ma perché allora Renzi non è stato al fianco di Tsipras? Forse poteva essere... Ma di più, io lo chiedo alla buona fede. Se lei fosse stata in Renzi, non si sarebbe messa a fianco della Grecia? Non solo guardi, noi siamo con la Grecia, problema, noi siamo la Grecia. Però, abbia pazienza, nel 2017 noi saremo nelle condizioni della Grecia. Allora, che la situazione di instabilità della Grecia, poi lascio la parola a Maria, se no diventa veramente un dialogo fra me e la dottoressa. Allora, che le politiche dell'austerity siano politiche, cioè qui non è un problema di stare a fianco di Tsipras, me la faccia dire così, non è un problema di stare a fianco di Tsipras. Nel momento in cui dice no? È un problema di cambiare le politiche dell'austerity, ok? Di dire che non vanno bene. Allora, su questo fronte è inutile che stiamo qua a ragionare, cioè guardiamo i fatti, guardiamo i fatti, e i fatti sono quelli che le dicevo prima, cioè i fatti sono quelli che da un anno a questa parte non si parla più solo ed esclusivamente di consolidamento di bilanci, sennò ripeto quello che ho già detto, non si parla più solo di quello, si sta parlando anche di investimento, poco, ce ne vuole di più, ma si sta parlando anche di investimento, e mi pare questo un cambio di paradigma notevole. Mi pare, o no? Mi pare un cambio di... Li ha visti i miliardi del piano Juncker, lei? Dopodiché... Ma infatti sono la prima... Cosa ho detto prima? 21 sono miliardi la prima, su 315. Sono la prima a ritenere che siano... Sono la prima a ritenere che siano troppo pochi, però sono anche la prima a ritenere che è un inizio. Bisognerà vedere come andrà avanti. Sono la prima a ritenere che sono la prima a ritenere che sia un inizio. Poi, ripeto, io penso anche che l'Europa vada cambiata, cioè l'Europa così com'è non convince assolutamente nessuno. E però poi, quello poteva essere poteva essere un punto per cambiare e dare forse un segnale più forte, no Fabio, quello di Renzi, di dare più una mano, adesso forse a fianco no, però di aiutare forse questo governo Tsipras. Ma in Renzi c'è sempre questa preoccupazione di sovrapporre sostanza quando c'è e immagine. Allora è probabile, questo è un processo alle intenzioni, che il timore di apparire, come dire, una Grecia più grande abbia un pochino frenato l'idea di, come dire, di stargli più vicino. Naturalmente c'è anche l'orgoglio di chi ritiene comunque di avere fatto delle riforme molto controverse. Capito, però ci sono, è indubbio che delle riforme siano state fatte, a cominciare da quella del Jobs Act. Anche in virtù di queste riforme, scriveva ieri Giavazzi, l'Italia ha potuto sforare un pochino e quindi investire di più. Non ha sforato nulla l'Italia. No, sotto il 3%. Potranno liberare la Francia sta sopra tutti i parametri, quindi quella è un'altra questione. Che un giorno ci spiegheranno. È fuori come la Germania. Facciamo finire il fatto di aver fatto qualche riforma ci ha messo nella condizione di essere un po' più credibili in Europa quando andiamo a dire di voler cambiare l'Europa. Fabio, perché se diciamo di voler cambiare l'Europa e poi a casa nostra non facciamo nulla, è evidente che anche gli altri non è che ci considerano. Ci sono riforme. Se continuiamo a fare i compiti sono sbagliati, la ricetta, la diagnosi è sbagliata. Ma perché continuiamo a dire che i compiti sono sbagliati? Come la vogliamo rilanciare l'economia se non creiamo le condizioni per la competitività del sistema? Finché rimaniamo impiccati
attaccati al vincolo del 3%, parliamo di ciance, sono ciance, quindi, non so come dire, voi dovete andare a cambiare il trattato di Maastricht, lo sapete, siamo impiccati. Noi dobbiamo finché cambiare c'è il trattato di Maastricht, ma dobbiamo anche creare le condizioni perché i nostri paesi siano un po' più competitivi, e allora oggi mettere mano al mercato del lavoro, mettere mano alla pubblica amministrazione, perché il sistema non è più sostenibile così, perché i tempi sono cambiati, perché abbiamo uno Stato che risponde a criteri novecenteschi. Ma non è questo vero, il punto. Non è vero, volevo il pareggio di bilancio. Infatti è una sciocchezza di fine 800, esatto, è una sciocchezza. Cioè, almeno torniamo keynesiani, almeno. Infatti, Fabio, volevo farti concludere, scusa questa mia parentesi, ti ha interrotto, però appunto questa... No, ma questa idea per cui, come dire, l'occupazione si fa per decreto mi sembra veramente superata. Voglio dire, che ci sia l'esigenza di superare Maastricht, questo credo che sia ormai opinione comune, e con tutte le critiche che possiamo fare a Renzi è indubbio che l'Italia si sia battuta in questi mesi per provare a cambiare un pochino il paradigma, così come è indiscutibile che lo scambio, come dire, riforme con flessibilità qualche esito lo ha dato, nel senso che si è ottenuto l'allentamento dei vincoli fiscali, circa mezzo punto di PIL è stato guadagnato nell'ultima legge di stabilità. È poco, naturalmente, proprio perché la base produttiva ancora e la competitività dell'Italia ancora, come dire, lasciano molto a desiderare. Io però vorrei, comunque, ho visto Salvini. Comparire Salvini. Sì, buongiorno Matteo Salvini, segretario della Lega, che è collegato da Milano, dove tra poco parteciperà a questo convegno proprio sulla crisi greca e sull'euro, ovviamente. Un tema proprio velocissimo. È indiscutibile che nel momento in cui il no vincesse in Grecia, gli effetti sulla politica italiana sarebbero molto rilevanti, nel senso che tutte le forze che in qualche modo con diverse opinioni sostengono, come dire, questa linea anti-Bruxelles, prenderebbero in Italia una forza molto, molto, molto maggiore di quella. Ecco perché Renzi sicuramente negli ultimi giorni ha osteggiato in tutti i modi quella. Quindi, insomma, c'è una visione in questa... Ma credo che nel momento in cui il popolo greco, come dire, si esprimesse negativamente... No, c'è una visione di Renzi in questa, il suo posizionarsi in una posizione, diciamo, così terza, ma più vicina alla Germania. Ecco, con questa idea che la Germania, siccome la Merkel è il male assoluto, si tende sempre... Il male non esiste. Ma sicuramente... Certo, non è un buon governo dell'Europa. Però volevo andare un attimo alla Salvini, anche perché oggi c'è questa sua intervista a Libero, il cui titolo dice: il no greco ci costerebbe 50 miliardi, ma contro Bruxelles ne vale la pena. Quindi lei dice: pur di liberarmi da questa gabbia chiamata Europa, me ne farei una ragione, cioè di perdere questi 50 miliardi, che sono un po' gli investimenti diretti e indiretti. Quindi lo conferma o il titolo è un po' forzato? No, non è che cambio idea dalla sera alla mattina. No, ma sicuramente a volte si dà sempre la colpa ai titoli. No, ci mancherebbe altro. Qualcuno, senza chiedere il permesso agli italiani, ha tirato fuori di tasca agli italiani questi 50 miliardi di euro negli ultimi anni. Peraltro non sono finiti ai pensionati greci che piangono in coda fuori dal bancomat. Sono finiti nelle casse della Grecia, che li ha rigirati alle banche, soprattutto tedesche e francesi, che gli avevano prestati. Quindi la sostanza è che il pensionato o l'esodato di Milano, di Roma o di Taranto è stato derubato per ripagare le banche tedesche dei loro prestiti. E questi soldi sono lì. Chiaro che se la Grecia salta, questo per l'Italia è un problema. Mi domando se tutti i numeri che abbiamo sott'occhio, non solo in Grecia, facciamo per 10 secondi, questo sabato mattina, questo esercizio, perché è vero che i greci sono spreconi, vanno in pensione presto, evadono il fisco. Saliamo a nord e andiamo in Finlandia, dove non c'è la mafia, dove non c'è lo spreco, dove non c'è la casta. La Finlandia è in crisi nera, ha una disoccupazione che non ha mai avuto, che si avvicina al 10%, a differenza dei paesi a lei vicini, Svezia e Danimarca, che stanno reagendo molto meglio. Qual è la differenza fra Finlandia, Svezia e Danimarca? Che la Finlandia ha l'euro, la Svezia e la Danimarca no. Quindi qualcuno a Bruxelles probabilmente si sta ponendo il problema che da lunedì, a prescindere dalla vittoria del sì o del no, se siamo persone serie, se qualcuno ha a cuore l'Europa e i nostri figli, ci mettiamo intorno a un tavolo, prendiamo tutti i trattati,
come diceva l'ospite che avete in studio, tutti, dal primo all'ultimo, Maastricht, Dublino, Schengen, Lisbona, li rivediamo, li rileggiamo, li riscriviamo e ricominciamo da capo, perché a prescindere, ripeto, dal voto di domenica in Grecia, è evidente, l'ha detto Paul Krugman, Nobel per l'economia nel 2008, più che Matteo Salvini, che la Grecia è il miglior esempio di come l'euro sia stato un errore terribile. Quando fai un errore, ti fermi, rimedi all'errore e vai avanti. Se invece renzianamente si fa finta di niente dicendo no, non si può mettere in discussione niente, l'euro non si tocca, l'Europa non si tocca, pim pum pam, ci facciamo solo del gran male. Va bene, noi adesso abbiamo la pubblicità, ovviamente torniamo tra pochissimo. Abbiamo visto, abbiamo sentito da Salvini questa necessità di dire dopo questo referendum ci sediamo e cambiamo l'Europa a partire dai trattati. Che allora, lei prima Salvini non c'era, Scotto diceva io non voglio essere accomunato alla Lega e a Salvini perché io faccio un altro discorso. Però forse Salvini è venuto più verso di voi, quindi a questo punto potreste fare una strada comune. Insomma, francamente, non credo, Paolo. Nella vita tutto mi potrebbe capitare tranne che essere alleato con Salvini, e credo che valga lo stesso per lui. Vorrei essere alleato. Però su questa questione dell'Europa, intendo, poi ci sono ovviamente altre, no. Su questo tema dell'Europa che va cambiata, alla fine mi sembra che diciate più o meno le stesse cose. Ma io penso che Salvini voglia andare verso un'Europa minima. Io coltivo il sogno di Altiero Spinelli, l'utopia del manifesto di Ventotene, l'idea di un'Europa dignitosa e dei diritti, di una potenza gentile in un mondo infiammato dalle guerre, di un continente che accoglie e non caccia le persone nel momento in cui soffrono, scappano dalle guerre, dai cambiamenti climatici e dalla fame. Non c'entro nulla con Matteo Salvini. E allora perché viene accomunato questo fronte? L'abbiamo visto anche da parte del PD, viene accomunato questo fronte anti-europeo. Perché la semplificazione giornalistica e la crisi culturale del Partito Democratico produce questo. Ma se ho appena finito di dire che siamo, allora abbiamo appena finito di dire che siamo tutti d'accordo che l'Europa va cambiata. Ma il tuo vice segretario ieri ha detto che io vado in Grecia con Salvini, allora, mi dispiace. Vuole chiedere scusa a Scotto per questo? Cioè, è stato sbagliato dire questo. Io chiedo che tu smentisca Guerini quando dice che io con Salvini sono, diciamo, sullo stesso piano. Io ho un'altra idea di mondo e di società. Allora, io sono dell'idea che l'Europa vada cambiata, e se tu vuoi sottoscrivo, ok? Siamo tutti, mi inserisco nella lista di quelli che vogliono cambiare l'Europa. Anche Salvini allora, però la vuole cambiare. Benissimo, infatti stiamo tutti dicendo che la vogliamo cambiare. Poi c'è chi lo dice, c'è magari anche chi lo fa, perché torna a dirlo, c'è certe politiche oggi le ha votate il Partito Socialista, non le ha votate la Lega Nord in Europa, a partire dal piano Juncker, quindi il piano di investimenti di 350 miliardi che arriveranno nei prossimi anni con tutto quello che dicevamo prima. Però bisogna anche capire, sì. Matteo, questo è, ora capisco che tu in Europa ci vieni poco, per cui te lo dico io, per cui te lo dico io, Matteo, che abbiamo votato noi e tu no. Comunque, stanno arrivando i marziani oggi in Piazza della Scala, stanno arrivando i marziani. Però io dico anche questo, allora noi qui stiamo rischiando di buttar via il bambino con l'acqua sporca, perché se è vero che vogliamo cambiare l'Europa, possiamo anche cominciare a dire che qualcosa di buono l'Europa ce l'ha, per esempio ha un Parlamento che per quanto debba aumentare i propri poteri è comunque un organo democraticamente eletto da tutti i cittadini europei. Possiamo dire che l'Europa è un progetto che invece di cancellarlo andrebbe completato, andrebbe migliorato? Io penso che sia questo, cioè io penso che il problema non sia l'euro, la dico così, l'euro ha sicuramente tutti i suoi difetti, ma non è l'euro, il problema è che noi abbiamo fatto una politica monetaria, non abbiamo fatto una politica fiscale, ma soprattutto non abbiamo fatto un'unione politica. E allora l'illusione dove sta? L'illusione sta nel pensare di portare avanti una politica monetaria senza politica. Certo. E allora è lì che dobbiamo partire. Che poi lì entrano in gioco tutti gli egoismi nazionali. Siamo disponibili tutti a dire che ci vuole maggiore integrazione di alcune politiche? Per esempio, io penso che sulle politiche dell'immigrazione ci vuole maggiore integrazione, perché diversamente è un fenomeno che non controlliamo più come stati nazionali. Però quando avete chiesto aiuto... Posso dire che sulle politiche fiscali secondo me ci vuole maggiore...
proposta. Maggiore armonizzazione, che non sopporto il dumping fiscale fra stati europei, posso dirlo? Allora, è questo lo scatto che dobbiamo fare, se no diciamo tutti che vogliamo un'altra Europa, sì, ma... arrivederci, grazie. Scusi, però su queste cose noi ci stiamo impegnando, perché ci sono dei documenti, e lo ricordo al collega Salvini, che stiamo votando, che stiamo discutendo. Allora, portiamo avanti questo tipo di lavoro insieme, io ci sto. Allora, andiamo ad Atene, ci colleghiamo telefonicamente con il collega inviato dell'agenzia ANSA, Patrizio Nissirio, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, com'è la situazione oggi lì? Tu, tra l'altro, aspetta, facciamo un passo indietro, tu ieri sera eri in piazza con Tsipras, c'era tanta gente di più rispetto alle altre manifestazioni? Beh, è stata sicuramente una delle manifestazioni contro l'austerità più affollate che io ricordi in questi anni. Dall'altra parte c'era la manifestazione per il sì vicino al vecchio stadio delle prime Olimpiadi moderne, ed era affollata anche quella, ma un pochino di meno, e comunque la composizione e il clima che si respirava era diverso. La piazza di Sintagma era ovviamente più carica, più politica se vogliamo, laddove la piazza per il sì era fatta da cittadini che normalmente non scendono in piazza, c'era anche una certa divisione di classe se vogliamo tra i due gruppi. Tsipras ha fatto la sua parte, chiamiamola quasi la solita parte, nel senso ha ripetuto degli inviti che fa spesso, ha usato una terminologia cara al suo pubblico e ai greci che sono dalla sua parte, e comunque la piazza era molto carica. Questo non vuol dire naturalmente che il no abbia la vittoria in tasca, né che ce l'abbia il sì, sappiamo che i sondaggi sono molto divisi. Ecco, questo ti volevo chiedere, ci sono nuovi sondaggi? No, i sondaggi, gli ultimi sono di ieri, oggi sono vietati, certo. E abbiamo letto appunto uno da qualche frammento di punto di vantaggio al sì, l'altro lo dà al no, uno addirittura del giornale Avvio era statisticamente irrilevante, perché la differenza era, il risultato era una parità quasi assoluta. Quindi era il too close, too call. Esatto, pensate che per questo motivo, e si dice anche per motivi economici, non ci saranno gli exit poll. Certo, le agenzie di rilevamento statistica non si fidano. Non si fidano. Secondo te a che ora più o meno domani si potrà sapere qualcosa? La Singular Logic, che è la società statistica che cura, ed informatica, che cura il sito del Ministero dell'Interno, parla di un risultato intorno alle 20 italiane, una proiezione, non un risultato. Ah, una prima proiezione, quindi già alle 20, un ottimo orario. Italiane. E quindi già sapremo domani sera qualcosa. L'ultima cosa rapidamente, ti volevo chiedere oggi Atene come si è svegliata? Ma continuano le file, anche se un po' meno di ieri, davanti al Bancomat. C'è un'atmosfera un po' surreale di attesa, vuol dire, anche presto, è sabato mattina, quindi è normale che la città sia un pochino assonnata. Però ecco, dopo questo slancio politico di ieri, queste grandi manifestazioni, sicuramente oggi è quella che con un luogo comune si chiama la giornata di riflessione. Certo, va bene. Grazie, ti ringrazio, buon lavoro, ovviamente ti seguiremo sull'agenzia e buona giornata. Grazie a voi. Grazie, grazie. Allora, volevo tornare a Fabio Martini e alla questione dell'Europa. Questa idea del PD di saldare Grillo a Salvini, a SEL, a questi movimenti anti-europeisti, è anche in funzione conservativa interna? Unicamente, perché Scotto ha ragione a rivendicare una diversità da Salvini, e Salvini sicuramente, però è indiscutibile che queste forze, compreso il 5 Stelle, siano tutte, come dire, simpatizzanti dell'impresa di Tsipras. Naturalmente Scotto, come dire, ci ha fatto una lista elettorale, certo. Quindi SEL ha qualche ragione in più. Però, voglio dire, basta proiettarsi con un minimo di fantasia su domenica notte e, ripeto, se dovesse vincere il no, beh, gli effetti in Europa sarebbero enormi, ma non... Io, come dire, uso sempre aggettivi termini sostantivi, moderati, certo. Ecco, però è evidente, e quindi figuriamoci in Italia, nel senso che tutti gli argomenti che qui sono stati esposti, diversi, Salvini con molta energia in un senso, Scotto in un senso diverso, però verrebbero in qualche modo esaltati. E quindi l'impatto sul governo, sull'assetto politico italiano sarebbero
veramente molto rilevanti. Ecco, ma di che tipo? Cioè, a questo punto Renzi dovrebbe fare i conti con questo e... Insomma, nel momento in cui un popolo chiamato, sia pure con un referendum che sarà pure un esercizio di democrazia, ma è che è altrettanto vero, sia detto questo tra parentesi, uno scarico di responsabilità, nel senso che mettiamoci nei panni dei cittadini greci, qui si vota con la pistola, come dire, alla tempia, senza avere chiaro né chiaramente la posta in gioco né l'esito della propria scelta. Cioè, guardate che è una vicenda che ha degli aspetti straordinari, di drammatica. Sì. No, e anche chiunque abbia ascoltato il comizio di Tsipras, non c'è stato praticamente nessun accenno ai contenuti della vicenda. È stata una cosa molto emotiva. Molto emotiva, quindi un piccolo popolo greco, l'orgoglio. L'orgoglio era una delle frasi più... Proprio perché i greci sono uno dei popoli più nazionalisti d'Europa, forse insieme ai polacchi. Diciamo, Cioè, che cosa succede se vince il no il giorno dopo? Renzi apre alla minoranza PD? Che cosa... Ma basta vedere, adesso non vorrei essere molto... l'apertura alla minoranza PD già è già in corso, nel senso che... capisco che il PD sia al centro del mondo, però francamente collegare l'esito del referendum alle dinamiche interne al Partito Democratico mi sembra quantomeno un po' una forzatura. Senza confondere i piani, sono quelle semplificazioni giornalistiche. Ma voglio dire, quello che è accaduto in questo studio e che accade oramai da diverse settimane in tutti gli studi televisivi e in tutte le chiacchierate, il Partito Democratico è assediato. Certo. Ecco, con il risultato che ci fosse se vincesse il no, è evidente che questo assedio assumerebbe un aspetto quasi parossistico. È del tutto evidente che... come dire, delle parole d'ordine anche semplici, semplificate, assumerebbero un'importanza ancora maggiore. Brevissimamente sulla apertura alla sinistra interna, questo è in corso in modo sotterraneo già da qualche giorno ed è l'effetto di un appannamento complessivo del governo, certo, per tanti motivi, e quindi io credo, e questo detto tra parentesi perché stiamo parlando ancora di Grecia, che Renzi, dopo questa scorpacciata di promesse insieme anche a dei fatti, di autoelogi, abbia, come dire, la possibilità di uscirne soltanto in un modo, quindi parlando molto meno se ci riesce e realizzando molto più se ci riesce. Poi ovviamente faccio la buona fede, vado da Salvini perché questa settimana abbiamo visto sulla prima pagina del Sole 24 Ore, proprio il giorno dopo l'intervista del direttore a Renzi, la sua intervista al vice direttore, quindi siamo detti, ecco che Salvini inizia a mettersi il doppio petto verde, perché dice noi siamo pronti a governare, e molti hanno fatto un salto sulla sedia vedendo che la battaglia per l'uscita dall'euro, diciamo così, era un po' sfumata. Questo cos'è? È in una strategia di, appunto, un futuro che lei vede per sé a Palazzo Chigi? No, guarda, è chiaro che noi siamo qua per vincere, non per partecipare, quindi l'obiettivo è andare a governare per tradurre in pratica quelle che per il momento dall'opposizione sono proposte. Ma io non cambio battaglie. Stamattina alle 10, il 4 luglio, che a Milano si preannuncia a 40 gradi, noi saremo a Palazzo Marino per parlare del futuro dell'Europa, dell'Italia, del lavoro, senza euro. Ma non è Salvini che cancellerà l'euro, è l'euro che è un esperimento evidentemente sbagliato. Ripeto, quando diversi 6 premi Nobel arrivano a dire noi ci credevamo all'inizio, ma evidentemente si è rivelato un errore, non è che è Salvini che cancella l'euro, è il buon senso che dice il tondino di metallo che ci hanno messo in tasca non funziona. Perché chiedo a uno qualunque dei telespettatori che hanno la televisione accesa in questo momento, se in questi 13 anni con una moneta tedesca in tasca hanno lavorato di più o hanno lavorato di meno, hanno risparmiato di più o hanno risparmiato di meno. I due dati fondamentali dell'Italia, disoccupazione e debito pubblico, nel 2002, quando ci hanno messo in tasca l'euro, avevamo il 9% di disoccupazione, adesso è il 12,5%. Avevamo un debito pubblico di 1.300 miliardi di euro, adesso è quasi il doppio.
Quindi avevamo già la casta, la mafia, la burocrazia, tutti i casini italiani. Se tre quarti di Europa, tranne la Germania, stanno peggio, ci sediamo intorno a un tavolo da persone di buonsenso da destra e da sinistra, da nord e da sud, e capiamo come uscirne, perché altrimenti non se ne esce. Io sono sicuro che noi potremo andare al governo con politiche completamente diverse rispetto a quelle di Renzi, ma sul fatto che l'Europa debba cambiare, Salvini è l'ultimo dei nani a dirlo. L'anno prossimo ci sarà il referendum in Gran Bretagna. La Grecia è piccolina. La Gran Bretagna, che conta un pochino più della Grecia, non solo non ha mai preso l'euro, ma l'anno prossimo voterà in maniera democratica sull'uscita dall'Europa. Quindi c'è la fuga dall'autobus che è in panne. O ce ne rendiamo conto, oppure ognuno si salverà in base alle sue necessità. Io non voglio che l'Italia muoia di fame e di disoccupazione per rispettare le normative europee, che sono delle normative idiote. Bonafè, questa battaglia che fa Salvini sull'euro ovviamente per voi è assolutamente una via che non si può percorrere. Ma allora, se la via d'uscita è tornare alla dracma o tornare alla lira, a me sembra francamente una follia. Poi se diventa un esercizio lessicale, per carità, siamo qua a confrontarci fra di noi, ben venga, però io penso che quello sia... non sia la soluzione, francamente, anzi, visto che Salvini continua a ritenere che i cittadini greci debbano tornare alla loro valuta, lo inviterei a investire in dracme, visto che peraltro già oggi si può, e così vediamo se, appunto, se è una soluzione credibile. Poi, se vogliamo, come dire, fare una discussione e tirare in ballo l'euro come feticcio, spesso lo facciamo, bisogna invece fare un ragionamento, a mio parere, un ragionamento... Perché funziona l'euro? Ma guarda, Matteo, prima tu citavi... funziona prima, la moneta prima, unica? E secondo te funziona tornare alla dracma, funziona tornare alla lira? A mio parere in Gran no. Bretagna funziona, a mio parere Svezia non funziona, funziona questo funziona, oggi. A mio Ungheria parere funziona. Dovremmo cercare di alzare un attimino il livello, forse, no? Cioè, se utilizziamo l'euro come feticcio per dire che va tutto male, utilizziamo pure l'euro. Io sono del parere che va tutto male non perché c'è l'euro, va tutto male perché è da 20 anni che questo paese in particolare è fermo. E allora il problema non è rimuovere e la l'euro. Finlandia... Il problema è fare le riforme e la Finlandia, di cui abbiamo perché bisogno. Perché va male la Finlandia? La Finlandia perché va male? La Finlandia va male probabilmente perché anche lei dovrà fare le riforme, perché qualcosa forse in questi anni è cambiato. No, sei incredibile. No, io penso un'altra cosa, l'ho detto prima a Matteo, vediamo se su questo facciamo un lavoro insieme in Europa. Allora, vediamo di spostare il dibattito dal problema dell'euro al problema del fatto che abbiamo solo un'unione monetaria e dovremmo fare un'unione politica. Il problema dell'euro è un problema centrale. Allora, però, abbandona la Padania e facciamo l'Europa politica. Ragioniamo di questo, a parte che poi bisogna... che cazzo c'entra? Questo è il tema. Se noi lasciamo solo l'euro, è evidente, abbiamo un'unione monetaria, poi abbiamo 28 politiche fiscali diverse. Sei troppo forte, no, mi arrendo. Abbiamo 28 viva politiche l'euro. Fiscali diverse. Secondo te ha un senso un'unione monetaria con 28 politiche fiscali diverse? È lì il problema, no, non è l'euro. No, dovevi pensarci prima di fare è lì l'euro, il problema. Però, Bene, te lo allora, porre però prima adesso, il problema, non scusi, dopo. Adesso, però cioè, adesso uscire, siamo a livello, scusi, no? Adesso uscire... credo che avrebbe dei costi molto importanti per il nostro paese. Cioè, cosa fa l'Italia di fronte a un'economia globalizzata e con colossi che hanno appunto monete forti e degli stati alle spalle importanti? Insomma, noi arriviamo e cosa ci chiudiamo in noi stessi? No, ma scusi, l'anno scorso i tre paesi europei che sono cresciuti di più, numeri alla mano, sono Ungheria, Polonia e Gran Bretagna. Che cosa hanno di più la Polonia e l'Ungheria dell'Italia o della Francia? Me lo dite? Sono delle potenze mondiali. Forse conta che questi tre paesi controllano la loro moneta. Forse, O è solo una simpatica coincidenza? Io credo che sia un ragionamento tutto sbagliato quello che ci propone Salvini. Tornare indietro, far girare al contrario la ruota della storia non serve a niente. Tornare, diciamo... alla lira è soltanto un'operazione nostalgica e ho paura anche che le tue ricette siano sbagliate, lo dico in italiano. Tu in quella famosa intervista sul Sole 24 Ore non proponi soltanto l'uscita all'euro, proponi una tassa che si chiama la flat tax, che è quella che introdusse Ronald Reagan, che è quella che ha portato gli Stati Uniti d'America a sbattere
a raddoppiare il debito pubblico e a produrre diseguaglianze gigantesche in quel paese. Rifletti su quello. Ma se gli Stati Uniti volarono... Ma volarono dove che alla fine dovettero mettere in campo politiche di riduzione del debito pubblico spaventose dopo? Volarono i Soviet. Ma che Soviet? Volarono e diventarono sempre più enormi le diseguaglianze in quel paese. Vedi, prima di Reagan la tassazione sui capitali... disoccupati. Eh? Venivi dai favolosi... Meglio tutti uguali e disoccupati. Ma ti sbagli, perché venivi dai favolosi... Ti sbagli perché venivi dai favolosi 30 anni e da anni in cui la redistribuzione economica, l'aumento dell'occupazione, l'ingresso di tante donne e uomini nel mercato del lavoro e anche nella possibilità di avere diritti che fino allora erano negati era stata straordinaria. L'avvento della flat tax di Ronald Reagan fu la rivolta dei ricchi contro i poveri. Tu stai sostenendo questo, nonostante fai la retorica sull'uscita dall'euro e sull'Italia che si ribella rispetto agli euroburocrati. La strada è un'altra, è un'integrazione politica e maggiore giustizia sociale, esattamente quella che oggi non c'è. Posso dire solo una cosa? Parlava di una difficoltà culturale. Io lo dico alla buona fe, il tuo giornale oggi... Sì, ce l'ho con te, perché non è tanto con Salvini, il suo secondo giornale me, sarebbe l'Unità. L'Unità è tornata in edicola, giusto? Oggi è l'unico giornale che fa un titolo indecente, cioè Grecia, banche vuote, arsenali pieni. Allora, non c'è un problema culturale, c'è un vuoto gravissimo, perché nel momento in cui un paese rischia di implodere, lei dice che bisogna stare a fianco della Grecia. Ma dei giornalisti, anche lì. No, il 20% dell'Unità è del PD, ed è il PD. E dopo di che guida l'Unità. La professionale, le ricordo. Guardi, c'era la letterina di Renzi sull'Unità. Voglio dirle che c'è un problema. Il problema ha ragione. C'è un contagio politico possibile. Dal no verrà fuori un contagio politico possibile, dovesse vincere il no. Ed è quello il problema. Ci sono le elezioni in Spagna ed è un problema per Renzi, nella misura in cui se l'Europa fa una scelta e va a sinistra, cioè... Perché per me la sinistra è contro le politiche di austerità, è contro il governo di questa Europa. Il problema non è l'euro, ha ragione la buona fe, il problema non è l'euro, l'euro non è il male. Il problema è il governo di questa Europa, che è un governo che vede uniti i socialisti e popolari. E cioè è un governo di larghe alleanze, come quello che c'è in Italia. Allora, il problema è, se l'Europa fa una scelta di sinistra, e Renzi continua a fare scelte con il centro, se non con la destra, sarà un problema per Renzi, perché ci sarà un contagio politico, certo, che porta ad altre parti rispetto alle scelte di Renzi. È come i bambini, ce l'avete presente i bambini? Ci sono quei bambini che stanno sempre dalla parte di chi vince e quelli che scelgono i più fragili o che mettono in discussione le cose. Renzi ha scelto di mettersi dietro a quelli che vincono, apparentemente. Ma essere di sinistra significa permettere un'aliquota del 10% agli albergatori delle isole? Significa portare avanti le spese l'IVA e le pensioni e dire no per 500 milioni è una sciocchezza, ma non è così, questo è falso, continuate a dire cose false, e su quel giornale sono scritte cose false, anche oggi. Recuperiamo l'Unità, che me la sono dimenticata purtroppo al piano di sopra. Volevi dire, Fabio, scusami. No, ma questa discussione su cosa sia di sinistra... È molto interessante. Comunque è controversa la risposta, perché... Ma lo sa perché è nata l'Europa? Prego. È la Comunità Europea dell'Acciaio e del Ferro, no? Nel 51 nacque per difendere uno spazio di vita dalle guerre e aveva due gambe, l'economia e la società. Aveva un patto sociale unico al mondo, avrebbe dovuto essere un luogo di libertà e giustizia. Di accoglienza, ci chiedeva di essere sostenibili, intelligenti, inclusivi. Le sembra che qualcosa di queste tre cose sia stata realizzata? Ma ne abbiamo, a parte come giustamente diceva la buona fede dell'Unione Monetaria. Bisogna tornare. Sì, ho capito. Come lo fate se poi scrivete certe cose? Voi come lo fate? Volevo dare un minuto a Martini, buona fede. Brevemente, nel senso che credo che sia molto difficile etichettare l'eventuale
vittoria del no ad Atene come la vittoria della, della sinistra radicale della in Europa. Sinistra europea, non è radicale, è sinistra. Definiamola ha letto le dichiarazioni di Iglesias di Podemos? C'è una sinistra europea che lentamente si riorganizza, che è in condizioni ovviamente di, sì, certo, diciamo, di mala salute, ma che ovviamente, comunque, come dice lei, allora, verrà incoraggiato da una vittoria del no. Siamo d'accordo? Ho detto che verranno incoraggiati non soltanto, diciamo, le forze politiche che lei, gradisce come Sello, il Movimento 5 Stelle, ma anche... Ma il Movimento 5 Stelle ma perché? Sono perché diversi. Salvini non dovrebbe essere, come dire, gratificato e spinto da una vittoria del no? Ha ma detto Salvini che pur è l'equivalente non avendo... di Alba Dorata, ma non che è Alba Dorata? Ho capito, però... Ma no, scusate, questa disinformazione ho capito, va però pur avendo preso le distanze politicamente da Tsipras, è indiscutibile che Salvini, come dire, auspichi una vittoria. Questo lei non lo può negare. Ha detto a Grillo di rimanere a casa. Perché il no di Tsipras non è l'unico un no che è restato né a casa, devo dire, all'Europa. È Civati che si è distinto guardate, ieri la parola che ricorreva di più non era orgoglio, era dignità. Sì, ma il fatto che lo e dica di non cedere non che al sia, ricatto della paura e del terrore, era dignità. Recuperiamo dignità. Noi abbiamo l'ultimo break, ci vediamo tra pochissimo. Allora, abbiamo l'ultimo blocco breve della nostra mattinata insieme e volevo tornare e rimanere, diciamo, a una cosa di politica italiana perché abbiamo visto ieri Berlusconi, che tra l'altro era milanello, no? Salvini, quindi è contento di queste novità al Milan? Ora è sempre Forza Milan. Ma è contento del nuovo allenatore, della nuova... Il nuovo allenatore mi piace tantissimo. Cosa non le piace? Un serbo con gli attributi. Ma spero che si compri qualcuno di meglio in difesa, perché altrimenti con una difesa così non so dove possiamo andare. Senta, e magari qualche italiano in più, qualche giovane in più. Senta, a proposito appunto di partite e di squadra, ieri abbiamo sentito Berlusconi dare, diciamo così, il suo placet a una eventuale, possibile, non si sa ancora, discesa in campo di Della Valle, che come sappiamo è molto molto critico nei confronti di Renzi, dopo, diciamo, un primo periodo in cui i due sembravano andare d'accordo e dimenticandosi più che le ruggini passate, diciamo, insomma, ci furono degli scontri molto accesi, no, Fabio, tra Della Valle e Berlusconi, era il 2006 circa, e uno dei momenti cruciali è questo che rivediamo insieme. Qualche problema che scuote la testa. Allora io vi dico, quando penso perché un imprenditore, se non è andato fuori di testa, può sostenere la sinistra, io penso che ha molti scheletri nell'armadio, che ha tante cose da farsi perdonare e che si mette sotto il manto protettivo della sinistra e di Magistratura Democratica. Ecco, Berlusconi, vi do il virgolettato, c'è bisogno di gente nuova, Della Valle è un ottimo imprenditore ed è nuovo come politico. Siccome appunto mi pare di capire che anche stante questo sistema elettorale si dovrà trovare un contenitore di centrodestra, cosa ci sarà alle primarie del centrodestra? Salvini contro Della Valle? Ma guardi, però questo mi sembra ragionamento che si faceva quando facevo l'album delle figurine Panini da piccolo. Allora, ho un Blissett, ho un Van Basten, ti do tre Gullit se mi dai uno scudetto della Juve. Che cosa vuole fare Della Valle? Cosa pensa Della Valle della legge Fornero, degli studi di settore, dell'IMU sui terreni agricoli, dei matrimoni gay? Quindi io vorrei capire che cosa vogliono fare le persone, perché se uno vuole fare quello che è il mio programma, meno tasse, più lavoro e meno immigrazione clandestina, parliamone, altrimenti non è che ci sono le etichette Gianni Morandi, Giovanotti, Della Valle, Pippo, Pluto e Paperino, mi spieghino che cosa avrebbero intenzione di fare, se coincidono con una visione della vita e dell'Italia e dell'Europa che è quella della Lega, che peraltro
è sostanzialmente l'unico partito che è stato premiato alle ultime elezioni regionali, discutiamone, però non mi basta il cognome, non mi basta il blasone, non mi basta il portafoglio pieno. Vorrei sapere queste persone che cosa vogliono fare, ripeto, sull'agricoltura, sulla pesca, sui mercati ambulanti, e poi discutiamo di tutto il resto. Ma lei come valuta Della Valle come imprenditore? Ma come imprenditore mi sembra persona di successo per quanto riguarda alcune aziende, di minor successo per quanto riguarda altre aziende, ma io sono l'ultimo che deve dare etichette di bravura o no. Siccome mi propongo di governarli con Alfano, non con chi sta governando con Renzi, se io mi propongo di cancellare la legge Fornero, superare gli studi di settore, chiedere il 15% di tasse sia alle persone fisiche che alle aziende, non di più, se qualcuno è d'accordo e mi vuole dare una mano è il benvenuto, altrimenti auguri. Ecco, l'ultima cosa velocissima, ma in quella famosa intervista, insomma, lei faceva intendere che ormai appunto per Berlusconi è cosa passata. C'è stata un'intervista ancora prima, qualche giorno prima, sempre sua, in cui lei aveva incontrato quel giorno Berlusconi e si era, cioè, all'uscita si era detto abbiamo trovato un accordo su tutta Europa in primis. Poi però su questa vicenda della Grecia di nuovo siete su due sponde diverse. Quindi su che base potrete fare un'alleanza? Solo per sconfiggere Renzi? No, le alleanze contro non funzionano. Le alleanze contro le abbiamo già fatte in passato e poi abbiamo pagato pesantemente il fatto di non essere riusciti a fare quello che volevamo per i Fini, Casini, Follini, Buttiglione, gli Alfano, quindi non basta mettersi insieme tutti per sconfiggere Renzi, anche perché vorrei vincere, come in Veneto ad esempio, e poi fare quello che ho promesso di fare in campagna elettorale. Berlusconi non è finito, non è Salvini a decidere chi è finito, chi non è finito, semplicemente mi innervosisce che cominci un altro processo estivo, guarda caso ogni volta che la gente è sotto l'ombrellone adesso torna fuori i rubi, le olgettine, le feste, le danze, penso che in Italia ci sia qualcosa di più serio e di più grave su cui indagare, e con Berlusconi però se c'è l'accordo anche sull'Europa del futuro, bene, altrimenti oggi Berlusconi sta governando con Renzi, ha ragione chi lo ricordava in studio. Questa Europa, questa Commissione europea, queste politiche sono decise da Renzi e Berlusconi, dai socialisti e dai democristiani. Quindi non è che si può stare da una parte a Bruxelles e dall'altra parte a Roma, anche perché insieme a Berlusconi c'è gente che fa cose diverse. Pensiamo all'Ungheria, pensiamo agli inglesi. Ecco, Cameron, che è appena stato rieletto, non mi sembra un matto, estremista, razzista, egoista. No, però Matteo... Insomma, o a Bruxelles ricostruiamo tutto da capo. Però Matteo, scusa, è troppo facile, perché a Bruxelles appunto non va bene l'alleanza perché Forza Italia sta nel PPE, però ti va bene in Liguria per vincere le elezioni. Allora anche lì deciditi, perché non è che le politiche cambiano a seconda del livello delle elezioni. In Liguria non è che devi cambiare i destini del mondo. Se ci sono dei principi, allora o è opportunismo, se ci sono dei principi non è che cambiano a seconda del livello delle elezioni che fai. Allora sono sciocchi i liguri che ci hanno votato. No, io non ho detto questo, per carità, non ho detto questo, anzi. Ti sto dicendo che un conto è l'alleanza a livello locale. Da tutti i punti. Un conto è aprire gli ospedali, aiutare gli agricoltori, sistemare i binari ferroviari. Non va bene in Europa, ma non va bene nemmeno in Liguria. Non è che puoi cambiare idea a seconda di come ti gira. Sì, però purtroppo non è la Liguria a mettere in discussione l'euro. Non so se ti hanno avvisato, quella è una politica dei governi, degli stati. No, cioè, e quindi magari potessimo partire... Sai, Matteo, se tu fossi di più a Bruxelles, sapresti anche che ci sono dei documenti che passano anche dal Parlamento e che tu puntualmente non voti. Ma sono più di te a Bruxelles, non cadermi su queste cazzatine, dai. Cosa? Per favore. Pubblichiamo domani mattina le presenze in commissione, Matteo, le pubblichiamo sui nostri profili. Adesso, parliamone adesso. Non le presenze a Bruxelles, tre giorni al mese, le presenze in commissione di tutte le settimane, le pubblichiamo adesso. Sì. A me va benissimo. Quante volte ti lavi i denti durante la settimana? Diccelo, che i telespettatori aspettano questa notizia. Abbiamo una votazione in Europa che è molto discutibile. Allora io invito il collega Salvini, visto che dice di essere presente in Europa, di pubblicare adesso le sue presenze in commissione e lì ragioniamo, non i tre giorni a Bruxelles dove si vota, non i tre giorni a Strasburgo dove si vota, tre giorni in mese a Strasburgo bene. È facile.
Avete l'aria condizionata in studio? Sì, sì, cioè abbiamo se la polemica del partito di governo. Ma no, non è questa. Se la polemica del partito di governo è questa. No, ma io ho quasi il 90% delle presenze, sorella mia. A Strasburgo. Io spero di tu martedì sarai a Strasburgo? Certo, vediamoci e parliamo di martedì, Europa. Martedì, mercoledì e giovedì sei a Strasburgo. Certo, bene, ci vediamo. Per votare che cosa? Però si voglia Bruxelles la settimana dopo. Per votare che cosa? Strasburgo lunedì. Per fare lavoro di commissione. Vabbè, hai ragione tu. Ho un minuto. Viva l'euro, viva Renzi, che ha abbassato le tasse. Renzi ha abbassato le tasse e stanno atterrando i marziani in piazza della Scala Milano. Vado perché stanno atterrando i marziani. Va bene, le hai abbassate tu quando allora, gli ultimi 30 secondi con Scotto, insomma, da questa diatriba voi sareste fuori? Ma francamente rimango dal punto di vista politico di come elettorale. Il merito scompaia. Siamo di fronte alla più grande crisi economica che attraversa l'Europa e il mondo e noi discutiamo delle presenze o delle assenze a Bruxelles. Mi interessa capire cosa fa Salvini a Bruxelles. Siamo stati qua un'ora e mezza a parlare dell'Europa. Ma insomma, qual è il punto? Ci troviamo di fronte a un paese che sta scegliendo il proprio futuro. Parliamo di un'Italia disfatta dalla disoccupazione e dal debito pubblico e il problema tra la Lega e il Partito Democratico sono le presenze, le assenze, le alleanze in Liguria piuttosto che le rotture altrove. Fabio, è insopportabile. Facci un titolo su Salvini della Valle e Berlusconi. Il titolo? Che il plauso di Berlusconi a Della Valle segnala proprio una confessione di ridimensionamento da one man show a federatore a butta dentro. A butta dentro può funzionare questa operazione? Beh sì, in posizione gregaria di Berlusconi mi sembra. Va bene, grazie. Sì. Mi sembra una sciocchezza, la ripetizione di un modello, cerca un modello uguale a lui, io non mi preoccuperei di fare una sinistra che cammini sull'uguaglianza e la libertà, va ricordato che non c'è violenza nelle piazze, non c'è, per cui in realtà lo stare insieme e costruire un discorso collettivo, di realizzazione collettiva può costruire un'Europa diversa secondo me. Va bene, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Matteo Salvini, collegamento da Milano, la linea Coffee Break e se volete ci vediamo domani mattina con Omnibus, ovviamente col collegamento con la Grecia. A domani, buona giornata.